Signore, signori, bentrovati. Questo è Turo Podcast. Buonasera, buongiorno, dipende da quando stai ascoltando questo episodio. Oggi presenterò io, Gerald, e non sono bravo come gli altri miei due compari, però ecco, oggi... presento io, inizio io, e quindi come sempre, stranamente, che altro ci sono anch'io, perché normalmente parto una settimana ogni tanto, però ecco, con me c'è sempre Elimor, che oggi ci chiama da una location molto suggestiva, un bello sfondo c'hai dietro. Vedi, cioè, è meglio di Amera mia, Dove sei? Sono in un ostello. Faccio anche pubblicità occulta. Nel Manninger Hostel in Milan, a Lambrate. Prima volta in questo ostello. Però, bellino. Ultimamente ne stai girando abbastanza. Come ti trovi tra ostelli di Milano? Mi trovo bene in realtà. Cioè, non ho mai trovato anche compagni di stanza... maleducati o cose così, mi sono sempre trovato bene, si fanno tutti i cazzi loro serenamente, poi anche gli ambienti sono bellini, perché nello stelli c'è questa cosa, no? Questo melting pot, questo tutti felici, poi un'utenza mediamente giovane, sicché anche c'è entusiasmo, mi piace. Bene, bene, e invece poi abbiamo sempre il nostro caro Bighe dalla buona vecchia vecchia Poggibonsi. Siamo qui. Buonasera a tutti. Buonasera. È stato divertentissimo vederti fare la cosa più difficile che ti si possa dire. esatto. Molto, molto imbarazzante. È stato divertentissimo vederti. Allora, oggi presento io. E comunque oggi non siamo soli. Oggi è una puntata con l'ospite. E presentiamo Checco Rossi. Buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti e grazie per avermi chiamato, sono veramente felice. Come stai, Checco? Grazie a te. Diciamo, allergia a parte, bene, quindi allergia a parte, vero, non sono l'unico qui dentro che ha questo problema. Fai parte del gruppo, del clan allergia, ora stiamo piano piano cercando di... decidete lì se vuoi essere escluso o vuoi essere tirato dentro. No, escludimi, tranquillo. Io di questa lore non voglio fare parte. È molto meglio, ti assicuro. Io ogni tanto ci penso, mi sarebbe la vita senza allergia e penso migliore. Sì. C'è un momento in cui se ti rendi conto di quanto era bella la vita senza allergia, cioè quando comincia i primi giorni dici: cazzo, ma io perché ero triste prima? Cioè, era bellissimo il mondo. Ora non lo è più. Ogni anno è prima, perché era da aprile a marzo, ormai viene a metà febbraio. Sì, prossimo, per Natale. Sì, tra poco parlava con il regalo di Natale, la rinazzina, proprio pacchettata. Ti stamminio sotto l'albero. Esatto. E Gesù, ci presenti l'ospite? Ho esaurito le mie parole per oggi. Tutto il suo lavoro qui è le parole. Esatto, ciao. Francesco Rossi, detto Checco Rossi per gli amici. Tutto attaccato. Tutto attaccato, sì, con l'hashtag. Un appassionato di cinema da sempre, da diversi anni è entrato a far parte del mondo del cinema, da dietro la cinepresa, perché appunto prima in maniera amatoriale, poi in maniera sempre più professionale ha iniziato questo percorso da regista. Adesso, se non sbaglio, io ho cercato qualcosa perché per informarmi un po', lavori alla Kauna o Kauna, come si... Kauna Film. Kauna Film. Kauna, accento sulla U, giusto? Kauna. Sì. E
E niente, la prima opera che noi abbiamo avuto l'onore di vedere in sala, tra l'altro con annessa foto con regista dopo la proiezione del corto, La stanza più fredda, 2021, è stato un cortometraggio che ha avuto enorme successo, ha avuto anche molti riconoscimenti, tra cui il Globo d'Oro del 2021, che è un premio cinematografico assegnato dai giornalisti stranieri, cioè della stampa estera accreditata però in Italia, e tra gli altri, insomma, ha avuto vari riconoscimenti come miglior cortometraggio, e al Francigena Film Festival addirittura premiato come miglior sceneggiatura a, appunto, Francesco Rossi e Valerio Groppa. Oltre a questo, insomma, c'è un riconoscimento importante, l'avevi già avuto l'anno prima, nel 2020, quando ti era aggiudicato l'Emmy per aver collaborato con la CBS per un documentario su Firenze che era andato, se non sbaglio, al Sunday Morning, giusto? Esatto. Quindi, insomma, si sta parlando, cioè, di un ospite importante stasera, a parte Gesù l'ha presentato in ASMR. Ma ce l'hai lì? Oh, che ti posso fare una domanda? Ma ce l'hai lì dove sei ora, Lemmy? No, Lemmy è in camera, ma dentro la scatola. Però per a saperlo, no, è dentro la scatola. Io non ho ancora avuto il coraggio di tirarlo fuori dalla scatola, perché è arrivato talmente in maniera inaspettata. E così da giovani, soprattutto, è una di quelle cose che poi dici: no, va bene, basta, no? Ha già fatto. Invece, finché sta dentro la scatola, a volte me ne dimentico. Cioè, okay. Mi dimentico che c'è, capito? E quindi continuo a incazzarmi sul lavoro, continuo a non dormirci la notte, continuo a fare tutte quelle cose che si deve fare quando siamo giovani e esordienti, perché poi, insomma, poi dal punto di vista di lungometraggio ancora devo esordire, e quindi giustamente devo sbattere da esordiente nonostante queste cose, e quindi Lemmy sta nella scatola. Ok, giusto. Ma quando hai avuto la notizia dove hai vinto, perché te lì come è funzionato? Lì ti è arrivato una mail, qualcosa, WhatsApp? È arrivata una mail, tra l'altro in orario notturno, che io ho visto la mattina, direttamente dalla CBS, che diceva: abbiamo vinto l'Emmy. Ho detto: come abbiamo vinto? E loro mi hanno spiegato che questa in America è una prassi, tutti i produttori vincono il premio, e quindi, visto che noi, io facevo parte dei produttori italiani, in questo caso un produttore esecutivo si potrebbe dire, sono stato inserito all'interno dei vincitori, e devo dire che è una cosa anche molto bella. Lavorano, da questo punto di vista, il lavoro con gli americani è molto apprezzabile, ecco, non hanno meno invidia rispetto, per esempio, a quella che c'è nel nostro mondo, no? Hanno piacere a riconoscere le cose dove ci sono, fanno lavorare duro, però poi ricambiano, ecco, in qualche modo. Su questo è un piacere lavorare, su questo è un piacere. Ok, quindi ci si lavora bene, insomma. Sì, la notizia è arrivata così, ecco, una mail, che dentro c'era una cartolina con i vincitori, e il miglior, era il miglior speciale, quindi un documentario all'interno di programma televisivo, ci sono 2200 categorie, e c'era questo Sunday Morning in Florence, che era un racconto un po' stereotipato da americani, e così parliamo anche del lato non bello del nostro territorio e della nostra zona, ecco, quindi. Però poi ti è arrivato tipo, cioè, Lemmy ti è arrivato con un corriere GLS, cioè volevo aprire questa cosa, posta delivery. Allora mandano una scatola, e questa so che, tra l'altro, la stessa prassi che hanno anche con Oscar, Grammy, Tony, insomma, quei quattro premi americani, diciamo. Mandano una scatola che costa quanto il premio, che pesa più del premio, la riempiono di carta bollata, diciamo, in tutte le direzioni, proprio in modo che sia
impossibile da rompere o da forzare. Dentro c'è Lemmy che a sua volta è incartato dentro una busta di plastica e ha proprio una confezione tagliata precisa proprio anche con la palla, no? Con il mondo che tiene in mano la dea, e insieme mandano un certificato. Certificato ce l'ho qua, è qua però dal lato proprio del... Ho il certificato, sì, sì. Okay. Che sarebbe tipo un certificato di autenticità, tipo del... esatto. Okay. E ti dice che hai vinto l'Emmy, che è molto bello, devo dire, molto bello. Che certificato, ci vedo. È arrivata una scatola. Io penso, tipo, ho visto quando compro una lavatrice, ecco, c'è una roba del genere. È giusto, è bello il fatto, dicevi prima, di non tenerlo aperto per rimanere, diciamo, a piedi per terra, perché magari uno dice, beh, io che me ne frega, ho vinto l'Emmy, basta, a posto, sì, invece giusto, sì. Ma volevo dire, era atteso un riconoscimento, magari non questo tipo di riconoscimento qui, ma era un lavoro dal quale ti aspettavi parecchio, oppure è capitato, diciamo, non ti aspettavi potesse arrivare un riconoscimento del genere? Allora, questo devo dire, rispetto agli altri riconoscimenti, Lemmy è quello che è più capitato. Cioè, io ho avuto la fortuna anche di trovarmi all'interno di un lavoro così grande, fatto da quella che perlomeno delle reti con cui ho lavorato americane, non voglio dire la più grande, ma indubbiamente la migliore, cioè, perché veramente CBS è un'azienda che lavora in modo straordinario, e quindi è chiaro, quando sei dentro qualcosa di così grande anche rispetto a te, ti immagini che magari qualcosa possa in qualche modo arrivare. Però è quello che non gli arrivi proprio Lemmy, cioè, no. Quello no, sinceramente, anche perché poi ho lavoro, cioè non ho lavoro, è l'unica volta in cui non ho lavorato ai contenuti, ma ho lavorato ad organizzarlo, ho lavorato a metterlo in piedi, e tra l'altro con anche metodi completamente diversi dai nostri, perché comunque quando si muovono gli americani si muovono sempre in maniera enorme, è come noi, insomma, come ci immaginiamo gli americani, ma poi quello è anche nel lavoro, quindi tutte cose che noi andiamo a fare in maniera molto più minimale, magari anche a parità di risultato con loro la fai comunque con un quantitativo di camion, un quantitativo di roba in generale, che richiede però anche un'organizzazione certosina. Quindi ecco, sono stato per una volta dall'altra parte, e quindi non me l'aspettavo, anche per questo motivo soprattutto. Mentre gli altri, diciamo, c'era attesa nel vedere, cioè nel capire se il risultato poi finale sarebbe stato apprezzato. Penso tipo al Globo d'Oro, era più, diciamo, atteso per il lavoro che avevate fatto, o anche quello mai è stato, no? Io immagino i premi siano abbastanza tutti una sorpresa, perché non credo nessuno parta per vincere i premi, però magari arrivati alla fine del lavoro, visto anche magari come l'ha accolto il pubblico, mi ricordo quando venimmo a vedere in sala, la stanza più fredda, fu, cioè, piacque molto a quelli, almeno erano a vedere lì con noi, erano tutti molto entusiasti, però c'è la sensazione di poter riuscire arrivare a vincere qualche premio, o comunque avere riconoscimenti importanti, oppure è una cosa che fin quando non capita, in generale non ci pensi? Non ci pensi, cioè ti rendi conto, questo sì, quando una cosa è fatta bene o no, ti rendi conto di dove sono gli errori, cioè è normale, si guarda sempre più le cose negative, lo riguardi a distanza di anni e dici, ah, questa cosa l'avrei fatta in maniera completamente diversa, o mamma mia, questa scena quant'è didascalica, cioè comunque vedi sempre cose nuove. Però quando giri una cosa, soprattutto quando poi vai a vederla anche in montaggio e tutto, cominci a renderti conto di quando una cosa funziona. E lì un po' sulla stanza più fredda io mi accorgevo che la direzione era giusta. Poi io anche lì ho avuto una serie di combinazioni che
cioè veramente si potrebbero pensare quasi come se fossero studiate, ma sono capitate veramente per caso, perché io ho deciso di fare la presentazione del corto a Poggi Bonzi, perché da Poggi Bonzese l'ho girato per l'80% a Poggi Bonzi, tutto quello che si vede in esterno è Poggi Bonzi, e volevo che la prima non fosse come sempre Roma o altri posti, o Firenze, ma volevo che fosse Poggi Bonzi. La combinazione è stata che 2 giorni prima della proiezione a Poggi Bonzi è arrivata la notizia che il corto era selezionato allo Short Film Corner del Festival di Cannes. Quindi quello ha fatto sì che già avesse di per sé un lancio anche per me inaspettato, no? Quindi si era creato comunque grande aspettativa intorno. Poi vedi la reazione della gente, e quella tanto è la prova vera, anche te hai una reazione diversa, perché comunque vederlo al cinema, e soprattutto vederlo al cinema con altre persone, poi insomma... Certo. È la vera forza del cinema, non è vederlo sullo schermo grande e con l'audio spettacolare, ma è vederlo con altri. Comunque ti dà un impatto diverso, vedi come reagisce chi è intorno a te. Poi la combinazione è la mattina che io sono partito per Cannes, che per inciso è il giorno dopo la vittoria degli europei dell'Italia, quindi praticamente senza dormire. La mattina all'11 escono le nomination del Globo d'Oro, che comunque è uno dei 3 premi che in Italia, diciamo, sposta gli equilibri, con Davide Donatello, che è quello della nostra accademia, il Nastro d'Argento, che è la stampa accreditata italiana, e il Globo d'Oro, che è la stampa accreditata estera. Quindi era il primo, diciamo, in ordine di quelli che potevo ambire. E arriva la notizia della nomination, mentre eravamo tipo a Sanremo, cioè per parlare sempre di festival, quando abbiamo letto questa notizia in direzione Cannes. Quindi sono arrivato a Cannes anche nel padiglione Italia con tutta un'altra figura, cioè ero andato lì per fare lo Short Film Corner, e mi sono ritrovato praticamente nel mezzo a Bellocchio e Nanni Moretti, senza alcun motivo e senza nessun merito, perché comunque nel padiglione Italia entravo a testa alta, no? E mi pareva una cosa incredibile, quindi ero andato lì come a dire: non mi parlerà nessuno, perché chi vorrà qualcosa da me a Cannes, quando in contemporanea c'è un sacco di roba. E poi mi sono ritrovato lì, in un altro contesto, quindi anche lì è stata tutta una serie di eventi. La notizia è stata ancora più strana, perché hanno Covid, quindi ancora finché non venivano, diciamo, in qualche modo rimesse le norme adeguate per fare un evento pubblico, era difficile organizzare una roba come il Globo d'Oro. E quindi la notizia arrivò a fine estate, e dice: alle 3 escono vincitori, poi i premi li daremo dopo. E quindi anche lì è arrivata una mail e quindi mi sono goduto il premio, perché poi i premi non te li godi mai, perché uno è lì con la pensione, è vero che vince non conta niente, perché poi insomma la realtà è che vincere, l'importante è esserci, non è vincere, però quando sei lì un po' di tensione c'è. E invece lì insomma sono andato tranquillo, mi sono scelto il vestito, tutte quelle cose che si fanno una volta ogni 5 anni in questo mestiere, e comprare un vestito buono, quella roba là che si pensa sia quotidiana, ma in realtà è praticamente una piccolissima punta di un iceberg del tutto sommerso. E quindi sono arrivato lì in questo posto abbastanza enorme per me, e insomma da una parte davanti a me c'era Tognazzi, a destra c'era Pozzetto, ho detto: ma che c'è? Dove c'è sta la premiazione fisicamente? Dove l'hanno fatta? Al Parco della Musica a Roma. Ok. Nella Sala Petrassi, che è quella dove fanno la festa del cinema di Roma, e che poi è itinerante anche lì, quindi quell'anno era lì, era molto bello tra l'altro, perché poi loro di solito lo fanno, prima lo facevano tante volte all'aperto d'estate, invece farla al chiuso comunque gli danno, non lo so, quella regalità.
Sì, qualcosa di con la diretta, insomma, troppo. Poi troppa gente intorno che era abituata a leggere, a vedere al cinema, cioè non ero a mio agio per niente. E però alla fine l'ha spuntata un ragazzo di Poggi Bonzi in mezzo a tutti, che ha ringraziato Poggi Bonzi sul palco. Ah, sì, anche. Finalmente non più sono nominati nei film di Peraccioni, dai. Come on. Abbiamo una nostra dignità. Finalmente. Tutta una serie sempre di combinazioni, eh? Cioè, guardiamola come si vuole. Vabbè, però a un certo punto bisogna ci siano, cioè, nel senso, la fortuna bisogna anche crearsela, e comunque appunto, cioè, te avevo fortuna magari per queste combinazioni, dicevi, però il prodotto c'era, cioè, quindi non ci fosse stato il prodotto, cioè, tutte queste combinazioni non sarebbero accadute, quindi sì, fortunato, ma sei stato bravo a portarti la fortuna dalla tua, dai, diciamo, ricordo così. Ieri che lo diceva, forse tacito, diceva che non esiste la fortuna, esiste il momento in cui il talento incontra l'occasione, e quindi direi che nel tuo caso è precisa. Secondo me è definizione bellissima, veramente. Mi sembra sia tacito, poi può essere anche stato, non so, fracazzo da Velletri, come dice la Franchi. non credo Massimo Boldi, comunque. No, penso anch'io. Sento di scrivere il cipollino. Ma ora hai progetti futuri? C'è qualcosa? Ci puoi dire qualcosa? Oppure mistero? Sto lavorando alla mia opera prima, e no, allora, la cosa è abbastanza di dominio pubblico, perché questa sceneggiatura è passata da un altro posto importante, anche qui fortunatamente, che è stato il premio Solinas. Io non ho vinto direttamente il premio Solinas, ho vinto una categoria correlata. Il premio Solinas si chiama Screening Green, che avevano istituito proprio quell'anno, era la prima edizione, all'interno del premio Solinas, e che serviva per portare giovani autori a fare film di natura ambientale, che facessero ragionare anche sul discorso dell'ambiente. E io ho mischiato un po' di cose, ho scritto questo soggetto, è andata molto bene, e quindi è quello su cui, diciamo, sto lavorando per portarlo a diventare un film, quindi è chiaro, è un lavoro molto 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 più duro di tutti quelli che ho fatto fino ad ora, e richiede veramente tante cose in più, soprattutto quando sei giovane, sconosciuto, e quando devi avere credito da tanti big anche della nostra produzione. E fortunatamente Kauna Film e Francesco Bruschettini da subito ha preso a cuore questo progetto, anzi fu lui, e quando lesse il soggetto mi disse mandalo, perché questo è perfetto, e quindi devo ringraziare soprattutto lui che mi ha fatto mandare questa cosa, e che ora lo sta anche sviluppando e lavorando per far sì che magari già l'anno prossimo possa diventare un'opera prima. E poi da lì, insomma, si vedrà, è chiaro, è un passo grande se viene da Poggi Bonzi, è un passo ancora più grande se non vieni da una famiglia che faceva questo mestiere, è un passo ancora più grande se non vuoi raccontare una storia, diciamo, vista e rivista, ma qualcosa di un pochino più anomalo. Quindi, mettendo insieme tutte queste cose, mi rincuoro che ancora devo compiere 30 anni. Ecco, diciamo, quando prende male bisogna guardare un po' quello che siamo, perché comunque quello che ho capito è che quando si prepara un film prende male, non tutti i giorni, ma un giorno su due sì. Quindi, e poi quando si parla di produrre un lungometraggio, specialmente quando sei giovane, alla fine, oltre al valore artistico, il credito serve anche da un punto di vista economico, cioè bisogna trovare soldi per fare questi film. E quando sei giovane, suppongo che la gente non è che ti butti dietro centinaia di migliaia di euro così.
perché tu devi fare di cognome Castellitto, per dire. Esatto, se fai di cognome Castellitto probabilmente te li danno. Salutiamo, ci ascolta sempre Castellitto. Sì. Grande Pietro, no, non lo conosco. non ho mai avuto l'onore, però ci siamo sfiorati, ma non ci siamo mai conosciuti. Quindi insomma, non è facile, suppongo, trovare anche i fondi, le cose, quindi... No, quello è un grosso lavoro, Pietro. Quello è il vero problema, cioè il problema è che comunque un'opera prima è una cosa che ti caratterizzerà un po' tutto quello che farei dopo. Cioè, se voi pensate anche a nomi italiani, a grandi nomi italiani, e pensate alle loro opere prime, troverete sì registi che magari hanno fatto opere prime forti e poi sono anche magari un po' caduti, ma troverete anche chi ha fatto opere prime che non hanno guadagnato i milioni, ma che in realtà hanno fatto capire di che pasta erano fatti, che hanno portato avanti la loro poetica, il loro stile, e un'opera prima ti segna tanto. E io questo l'ho sempre detto, cioè io voglio fare un'opera prima che mi rappresenta, un'opera prima che parla di temi che mi sono vicini e che voglio raccontare e che voglio affrontare con le persone giuste, con gli attori che hanno voglia di fare questo percorso con me e che si fidano di me e di cui io mi fido, e contemporaneamente anche però con un budget adeguato a fare una cosa del genere. Cioè io ho visto tanta gente poco più grande di me, come generazione, quelli che hanno 10 anni più di me, più di noi, in quella fascia, no? E ho visto tante opere prime di vorrei ma non posso, ecco, cioè non saprei come definirle, come a dire, a un certo punto la voglia di fare l'opera prima ha prevaricato l'opera prima stessa, e quindi si fa film con 400.000 euro, 500.000 euro, che manca qualcosa. Allora, è vero che in certi casi conosco qualcuno che ha fatto della roba molto bella con quei soldi, che è riuscito in qualche modo a convogliare le energie perché, come dire, non ne poteva più e ha detto lo facciamo, vi fa vedere chi sono, però è anche vero che finché c'è margine di farla con quello che vale bisogna cercare di starci. E quindi la fretta è cattiva consigliera, perché non è una gara a chi fa l'opera prima per primo, ma è una gara a chi costruisce un qualcosa che gli permetterà anche nel tempo di continuare a raccontare le proprie idee e appassionare un pubblico. Questo deve essere l'obiettivo, certo, di questo mestiere. E quindi all'inizio è difficile da capire e è difficile anche da accettare. Poi ti rendi conto che è così, perché se cominciano a darti reddito professionisti grossi, sono loro che per primi ti dicono guarda, cioè non lo facciamo questo film quest'inverno con quello che c'è, facciamolo tra un anno, ma cioè che sia quel film. E effettivamente è vero, insomma, quindi è anche questo il problema poi economico, la pazienza di fare sto lavoro. Comunque... Vai. No, vai. No, infatti io stavo riflettendo ora su... l'elemento più importante e più caratterizzante forse questo lavoro, cioè la pazienza, il saper aspettare, il saper, prima dicevi no, io ho avuto fortuna, raccontavi prima, anche saper cogliere la palla al balzo, l'occasione giusta, e appunto magari uno pensa che il regista poi sia in apprensione, viva il periodo peggiore quando esce il film, probabilmente quando esce il film è il momento in cui tra virgolette passamelo, si rilassa un po' di più, perché è tutto il prima che ti mangia probabilmente un po'. Sì, sei sollevato, ci devi arrivare bene. Io che sono amante di paragoni calcistici, mi ricordo quando, e la trovo molto simile come cosa, mi ricordo diceva Giovanni Galli, senti dove che vuoi tirar fuori, che lui nel mondiale dell'86 praticamente ne combinò una dietro l'altra, era il meglio portiere, uno dei meglio portieri d'Europa se non del mondo in quel momento, e lui disse lottò talmente tanto nel mese di preparazione in ritiro per conquistare il posto a titolare su Tancredi, su che non mi ricordo, che io quando poi mi misero titolare al mondiale io dissi ah, io il mio l'ho fatto, e non ne presi una.
Ecco, qui quello, cioè la paura è anche un po' quella, no? Dire arrivo sul set che io sono contento di fare il mio film e poi sul set dico ah, me lo fanno fare, ma chi se ne frega. Invece no, ecco, questo giochino va fatto quando si arriva in fondo, va fatto quando il film esce, in un certo senso. Cioè lì non è che ti rilassi, sei in apprensione perché comunque sia, cioè, allora, anche qui dipende, sì, certo, molto da qual è, come posso dire, anche il carattere di chi fa il film e cosa vuole fare del suo lavoro, perché comunque il lavoro uno principalmente lo fa non per se stesso ma per raccontare qualcosa agli spettatori. Se la roba che fa agli spettatori gli fa schifo, è chiaro che hai fallito, no? Quindi anche qui bisogna stare attenti a riconoscere chi dice ah, io fo il film per poter dire ho fatto il film, e conosco gente che li fa in una maniera, insomma, cioè con 30.000 euro fanno il film, l'attore ci va, il macellaio, il panettiere, no? Cioè si vede, è un mondo, c'è un sottobosco e bisognerebbe fare un film su quello, cioè sul sottobosco che c'è qua dietro. E lì è chiaro, te lo fai perché così, che ne so, la Nazione se sei toscano o a un altro giornale locale se sei in un altro posto fa l'articolo il regista X esordì, cioè queste cose. Mm-hmm. Poi magari nella vita fai, che ne so, l'immobiliarista, cioè c'è soldi da parte per altre cose. Dico l'immobiliarista perché c'è un sacco di immobiliaristi che fanno questa cosa, poi aiutatemi a capire perché, io non lo so. E se invece, cioè, lo fai con uno con questo scopo, alla fine è chiaro, la prima volta è rilassatezza. Da quello che mi dicono quelli più grandi di me è dalla seconda, cioè da quando ti dicono ok, la prima è andata bene, ora ti diamo questi soldi, riportami a casa al doppio. Ecco, allora lì la strizza viene dopo. Penso al nostro amico Gabriele Mainetti, che disse una cosa proprio di questo tipo. Il primo film ero contento di averlo fatto, il secondo mi hanno dato talmente tanti soldi che io ho tremato tutto il tempo, perché cioè se io non ripagavo cosa mi fucilavano. Quindi e dice proprio cambiato lo stato d'animo, no, delle proiezioni. Uno era ce l'ho fatta a 40 anni, che lui aveva esordito tardi a 40 anni a fare il mio film, e finalmente il secondo era mi fucilano perché io non lo rifiuterò mai quello che mi hanno dato, mi fucilano. Quindi anche lì poi dipende. Ora sicuramente quella è, dicevi te, ecco la sensazione, non vedo l'ora di arrivare in fondo. Ci vabbè, ma dai, no niente, non volevo aggiungere niente perché era praticamente la stessa domanda, che okay, tranquillo. Gigi, se volevi aggiungere qualcosa, ti vedo provato dalla presentazione e No, non so se c'hai Gatorade per recuperare un po' di energie, perché ti vedo proprio distrutto da questo lavoraccio che ti sei fatto fare stasera. Ti volevo fare una domanda importante, questa è molto importante, ecco, guarda, preparati, perché va bene l'opera prima, va bene i cortometraggi, ma noi vogliamo sapere il videoclip di Gennaro Oliva che canta Siamo Uguali, che fine ha fatto? Io ho bisogno. Gennaro, dov'è qui? Ci ascolta Gennaro Oliva. Io ho bisogno. Allora, non ti dico. Tutta la verità. Ora a Turo Podcast, dove è finito quel video? Chi l'ha fatto sparire? Perché non esiste più una copia di... Ma a parte, perché ti eri prestato a fare questa cosa con Gennaro? E salutiamo, non so se ci ascolta, non so neanche dove sia in realtà, è una vita e non lo vedo. Nemmeno io. Non so neanche più se lo riconosco, se lo trovo. No, scherzo. Questa cosa è bellissima perché io avevo appena finito le superiori, se non ricordo male, e c'era a Ulignano, che per chi non sapesse dov'è Ulignano, è una frazione di San Gimignano, tra Poggi Ponza e San Gimignano, comunità pazzesca nell'organizzare eventi, nel fare cose, cioè sono un posto di una vivacità veramente incredibile, e veniva organizzato questo che si chiamavano Video Festival. Okay. E questo Video Festival di Ulignano, in questo anfiteatro, mettevano un proiettore e in contemporanea il cantante o la cantante in gara cantava sulla base,
che era sincronizzata nel videoclip che aveva già fatto. Ah, ok, mamma mia. Cioè, quindi la voce era live, però andava in simultanea il video che era in sync e vinceva. Pazzesco. C'era il premio del miglior videoclip, miglior cantante, e poi credo anche il complessivo, una roba così. Ok. E a me mi coinvolse in questa cosa uno dei reduli Mignano, che è Alberto Zucconi, e l'altro re, che è Gabriele Scacciaferro, per fare il loro video. Okay. E nacque una cosa, un video che si chiamava Bisonte, pazzesco. E di conseguenza che Gennaro partecipava, c'era molto amici, perché comunque stessa età, nelle classi accanto, aveva fatto la gita di Quinta insieme, i 100 giorni insieme, cioè c'era veramente grande rapporto, e facciamo il videoclip anche di Siamo Uguali, di Lorenzo Fragola. Lorenzo Fragola. Che ha fatto Lorenzo Fragola? Vorrei lanciare... Okay, è insieme a Gennaro Oliva. Non si sa dove, ma vinse poi, chi, cioè, un tuo prodotto vinse o no? Sì, ma vinse, mi pare, Bisonte, non okay. Vinse, ma mi ricordo c'era un signore, senti, c'era un signore a Unigliaro che era un appassionato, uno tipo che lavora in banca e che per passione girava video e li montava, che era un appassionato puro, ecco, e dicevano, vince sempre lui, perché è il più bravo, vince sempre lui. Io mi ricordo quando arrivò, disse, lì, eccolo il mio, è lui, e devo... E allora lo vedevo, capito, dovevo... Io non avevo neanche fatto la scuola di cinema, cioè ero proprio così. Quindi si può dire che la tua passione registica sia nata in quel di Olignano? Un po' prima, dai, però lì ha contribuito. Lì ho fatto il primo discorso pubblico per un premio, e se non ricordo male mi fischiarono anche. No. La musica e il cinema esuriscono, e questi dissero, è arrivato il poeta, tipo, qualcosa, eh? Insomma, ora Olignano, diciamo, famosa, ecco, come luogo vivace, ma non c'è nulla della cultura, e quindi, diciamo, fui un po' preso a cattive parole, come avete detto, anche ero molto troppo sofisticata, ma 40 secondi, cioè, cosa dovevo parlare? Non mi ricordo, una roba, i fischi e la gente, basta, vai a casa, una roba così. Questa va spezzata. Giuro, testimoni presenti. Sì. Incredibile, però comunque, appunto, va bene, Yemi, ok, il Globo d'Oro, ma l'Unignano Festival d'Unignano. Che vomitere, mamma mia. Ma quando è nata questa passione per il cinema, visto che è nata a Olignano? E hai detto nata un po' prima. C'è un sacco di roba che si mischia. Non la farò lunga. Diciamo che io penso che se uno decide di fare il mestiere da questa parte, deve avere contemporaneamente guardato cose, ma anche averle un po' maneggiate, no? Cioè io ero un grande... aggeggione non era aggeggione su niente, cioè quando ero piccino mio babbo mi diceva che io sarà bene se ti trovo un lavoro in ufficio, perché te a fare le cose con le mani proprio sei imbranato, non ti riesce a fare niente. L'unica cosa che aggeggiavo volentieri io era questa telecamera vecchia, questa JVC che aveva mio babbo, che io proprio gliela rubavo in vacanza, cioè c'ho tutti questi filmati di quando avevo 6, 7, 8 anni. Dal punto di vista di un metro, tutte oblique dal basso, spaventosamente verticali proprio, e mosse ovviamente brutte. Siamo andati a fare una gita in Tunisia, una ce l'ho in Sicilia. Addirittura la seconda parte della mia comunione è autofilmata. Questa è una cosa mi fa sempre tanto ridere, perché mentre la prima parte il mio babbo in chiesa mi aveva fatto il video della comunione, la seconda parte a cena alla fattoria a Tavarnelle ci sono io che prendo questa telecamera e intervisto tutti i bambini presenti, che una roba strana, mi ricordo persone, la più bella è una bambina che appare a un certo punto e gli fa, te chi sei? Mi fa, io sono la cugina della Marta, e questo non si è mai capito chi fosse questa bambina,
perché non c'era nessuna Marta invitata alla mia comunione. C'è tutta la roba folle in questo modo. E questa era una parte. L'altra parte poi è stato, io penso, la scuola. Cioè io ho avuto un maestro, era Franco Burresi, che molti conoscono, che tra l'altro a Poggi Bonzi è famoso per essere lo storico di Poggi Bonzi. È vero. Sì, io leggo sempre il suo post. Una persona straordinaria, che lui ci faceva fare Cineforum in terza, in quarta superiore, in quarta elementare. E io mi ricordo di non aver dormito la notte per aver visto roba tipo Sacco e Vanzetti di Montaldo. Tra l'altro, premiato alla carriera prima di me ai Globo d'Oro, io gli ho detto: questo è il cerchio che si chiude, cioè esce Montaldo, entro io. E io cito sempre Sacco e Vanzetti, perché io non ho dormito, penso, una settimana dopo aver visto quel film. Che ne so, Dersu Zala di Kurosawa. Cioè, noi si guardava veramente... All'elementari. Abbiamo visto L'attimo fuggente. Abbiamo visto veramente, ma poi ci insegnava i generi, cioè ci ha fatto vedere il buono, il brutto e il cattivo, però ci ha fatto vedere anche come lo faceva l'americano, quindi abbiamo visto i Magnifici Sette, che a sua volta viene dai Sette Samurai, ci ha fatto vedere anche quello, cioè era proprio veramente ma una roba da università. E io poi non dormivo quasi mai, tranne quando si vedeva Charlie Chaplin e Stanley Olio, quindi riuscivo quella sera a dormire. E quindi sì, ho fatto nottate insonni a ripensare alle scene di qualche film, mamma mia, e però mi ha attaccato una passione addosso da dire: da quando sono bambino guardo tutto, mi vedo tutto. Poi dopo, a 12, 13, 14 anni delle medie, ho cominciato a appassionarmi ai contemporanei di quel momento, e a dire: accidenti, ma quante mi ricordo andare al cinema a vedere The Departed di Scorsese, quasi per caso. Sì, questa è la roba più bella che ho visto in vita mia, è uscita oggi, non è una cosa vecchia come quelle che si vedevano a scuola, no? Cioè, un ragazzo a 13 anni ragiona così. E quindi poi ho detto: ma perché la roba che giro non comincio a montarla? Era un casino, c'era quella dei cavi strani, erano le vecchie cassette magnetiche a metterle insieme, quindi è stato veramente tutto un insieme. E poi alla fine, a un certo punto, ho detto: basta, io voglio fare questo, cioè questo è la roba che mi piace, io devo imparare. E poi, allora, io anche alle superiori ho avuto fortuna, due professori, Anna Giubbolini e Gabriele Manganiello, io li cito sempre volentieri, una per la scrittura, perché io continuo a scrivere, cioè la maggior parte del mio tempo lo passo a scrivere per immagini, ma scrivere. Io, quando è venuta al cinema la professoressa Giubbolini e mi ha detto, per La stanza più fredda: hai fatto quello che ti ho sempre detto, hai lavorato di sottrazione. Ecco, io volevo piangere, perché è vero, c'è, cioè, un percorso che parte lontano. E poi il professore di storia dell'arte, era questo professore molto giovane di Firenze, che poi è tornato a Firenze, è venuto a vedere la mia proiezione a Firenze, è stata anche quella una cosa eccezionale. Che lui aveva fatto cinema come percorso a storia dell'arte, e quindi ci cominciò a farci vedere tutta la roba dell'avanguardia, un'esperienza straordinaria. Io non sapevo niente a 18 anni di quella roba, e quindi sono tanti fattori, insomma. E poi è chiaro, a casa, cioè, i miei genitori vanno al cinema 3 volte a settimana, sono sempre andati, mi portarono la prima volta, avevo nemmeno 2 anni, al cinema Garibaldi a vedere Il Gobbo di Notre Dame. All'intervallo siamo andati via perché io piangevo per il fuoco e le fiamme, quindi il primo approccio pessimo, però, cioè, non hanno mai avuto paura a farmi vedere niente, di niente, e anche questo è importante. Io tanta gente sento che voleva fare questo mestiere e non lo fa, e dice: perché la famiglia non me l'ha permesso. I miei mi hanno detto: è quello che vuoi fare, vai fino in fondo. Quindi, cioè, tanto di cappello, poi il grosso del merito è loro, perché alla fine anche la scuola di cinema te la pagano loro in un modo o un altro, quindi vuol dire che ci credono loro per primi, no? Quindi, cioè, grazie a loro. Senti, ma l'anno scorso, film che hai visto l'anno scorso, quale ti sono garbati? Allora, bella domanda. Io penso forse quello che, non lo so, mi ha colpito di più, Anatomia di una caduta.
Oh, ok, anche a Gegio di Garbao, prima 40 sì, minuti. Sì, prima 40 minuti tantissimo, così tanto mi sono addormentato. No, ti spiego, quando ho vedere il cinema all'Anteo ha tirato una ronfata prima 45 minuti, roba sì, era abbastanza stanchino, la giornata molto stanco, quindi 40 minuti non riuscivo a tenere gli occhi aperti. Poi alla fine mi sono ripreso, perché comunque mi è piaciuto alla fine come film, però sì. Come mai ti è piaciuto così tanto, Checco? L'ho trovato un film super contemporaneo che riesce in due location praticamente, con tre personaggi che parlano e basta, in situazioni completamente statiche, a essere talmente dinamico cioè veramente io ho detto la volevo fare io una cosa così, cioè proprio cioè proprio mi ha lasciato veramente sterrefatto la profondità dei contenuti insieme a questa messa in scena così semplice, così misera, però è impeccabile, cioè poi non so voi cosa ne pensate. Io non l'ho visto, dire... quindi lascio la parola a Eli e Gegio. A Eli, che Gegio sta dormendo a mezz'ora. No, io devo dire che ho trovato sia stato molto, diciamo, cauto nella parte iniziale nel mettere in campo tutti i fattori presentando la situazione, quindi il rapporto tra lei e lui che poi ancora non viene approfondito se non nella fase processuale. Questo figliolo che inizialmente trova il cadavere di babbo e si fa un sacco di scrupoli morali, poi lei che conosce l'avvocato e insieme cercano di capire come procedere, tutto molto cauto i primi 45 minuti, e poi boom, l'ultima ora e mezzo parte parte il processo con questo, diciamo, caleidoscopio di parole, di cose che vengono dette, e si va sempre più a ritroso analizzando il rapporto che poi sfocia in quella scena, e secondo me è meravigliosa, incredibile la scena del dialogo tra loro due, tra il marito e la moglie, che è una delle cose meglio scritte che ho visto francamente l'anno scorso a livello di sceneggiatura, perché raggiunge delle vette incredibili tutto dentro una stanza, una cosa incredibile, quindi a me è piaciuto personalmente. No, come ho detto anch'io, tutto, vabbè, parte, la prima parte dove dormivo, però è stato un bel crescendo, ecco, io non so molto bene come fare una recensione di questo tipo di film, però ecco, mi è piaciuto anche a me, cioè comunque molto semplice, però allo stesso tempo verso la fine mi ha tenuto comunque attaccato, nonostante avessi sonno, o comunque avevo dormito all'inizio, quindi mi ha preso, ecco, abbastanza, sì, mi è piaciuto. Ma secondo te agli Oscar ha qualche possibilità? Ecco. Ma perché no? Cioè, alla fine è un film straniero che non è stato inserito nella categoria di miglior film straniero, no? Se non sbaglio. Sì, è vero, sì. Che è una cosa... Da una parte rincuora, perché forse gli americani hanno capito che se vogliono avere l'Oscar come premio internazionale deve essere internazionale, cioè non è il miglior cinema americano, se no va bene, il miglior cinema americano è un altro gioco e ci stiamo, nel senso, basta sapere le regole, quindi forse per quel motivo lì potrebbe averlo. Penso sicuramente lei, Sandra Hüsler, com'è la pronuncia corretta? Io il tedesco ho sempre detto Hüller, però io il tedesco lo so più o meno come russo. Hüller, vabbè, se quello sì. Uller. Penso che abbia anche lei delle grandi possibilità, e che stava veramente attrice superba. Poi un po' il suo anno, insomma, era un sacco di film che anche, insomma, nella zona interesse, che mi manca al momento. Quindi io l'ho visto mezz'ora prima di entrare in chiamata, è stato un bel, insomma,
abbastanza impattante, ecco, mettiamo. Bello, molto bello. Non sono un esperto, però. È un film che garba la Giubbolini, perché se la Giubbolini garba roba che lavora per sottrazione, e te comunque sei, diciamo, la tua linea poetica corrisponde alla stanza più fredda, io penso che quel film lì ti manderà in ciampanelle, perché cioè praticamente è un film che si fa in immagini. Aspetto, poi ci sentiamo. Quando l'hai guardato, ci sentiamo. Perché sono, io spero nei weekend di vederlo, perché sono troppo curioso. Mi devo dire, proprio è già solo per come è impostata, a me la di quella roba che mi affascina da morire. E quindi, insomma, no, assolutamente. Poi ci si aggiorna. Ma che ne pensi invece di, ora si passa di fare un frate, di Barbie? L'ha visto Barbie? E l'ho visto Barbie. L'ho visto con Tutto il mondo che ha una film, è stata la prima volta e per ora l'unica che sono andata al cinema tutti insieme. Il mio stato d'animo su Barbie è cambiato un sacco di volte. Cioè, io non l'ho trovato un film così brutto come tanti hanno detto, non l'ho trovato un capolavoro come tanti hanno detto. L'ho trovato un buon film, oggettivamente. La prima parte nettamente superiore alla seconda. La prima parte si vede, c'è la mano di una regista che viene dal mondo d'autore e che fa bene, che quindi non è un'abituata a fare solo quel genere di film di intrattenimento, ma che viene da tutta altra roba. Si vede anche la mano di una regista, che sempre troppo manca come sguardo nel cinema e noi conosciamo, perché c'è sempre la mano di un regista, invece noi abbiamo bisogno di film diretti dalle registe, ne abbiamo bisogno come pane. E quindi io tutto questo l'ho apprezzato molto. La seconda parte, un po' demagogica in maniera inutile, secondo me, ha un po' buttato giù tutto, ma non perché non deve essere demagogica, attenzione, cioè il film è fatto per quello, però possiamo trovare un modo meno didascalico, ecco. Cioè, non buttare proprio giù il ritmo in quel modo, perché che fosse demagogico, cioè io si sapeva prima di entrare in sala, ma era giusto, era giusto lo fosse, è che lì proprio il film a un certo punto fa una caduta, altro che Anatomia di una caduta, cioè. Lì c'è da fare proprio. Lì a un certo punto in Barbie, secondo me, non so come, ma a un certo punto fanno lo spiegone. Sì. Lo spiegone. Odimo, come in Boris. Arriva. Ma come, scusa? Che cazzo? Cioè, ma che posso io guardare per un quarto d'ora una che mi dice le cose davanti alla macchina presa spiegando per Filippo? Ma che cazzo vuoi? Capito? Cioè, no, a me mi è venuto a pensare a quello. Fosse stato un film lento, dice, sai, dall'inizio c'è questo ritmo blando, cioè all'inizio un film va a 2000 all'ora, gli attori si accavallano nelle battute, cioè c'è un ritmo veramente sostenuto, quindi ancora, cioè, ti dà ancora più noia. Io mi ricordo, lì ho avuto un attimo un mezzo sbarione, un po' come a dire, cioè, sono andato a vedere la sera tardi, tipo alle 10 d'estate, era un caldo, mi ricordo. E quindi a un certo punto proprio tipo fine, genio. A me, io non mi aspetto di andare al cinema, però Barbie mi ha fatto un po' st'effetto, va a dire, io voglio andare a casa. Eppure la prima parte mi era piaciuta da morire, quindi cioè, ancora di più non... Infatti, cioè, la prima parte era bella, cioè valeva il film anche solo per John Cena che fa il tritone Barbie, anche solo per quello io ero contentissimo anche solo per... Però cioè, a un certo punto a me mi è scappato da ridere quando tipo ha detto verso la parte finale, quando c'è proprio lo spiegone, proprio quello devastante, sono tutti lì e tutti dicono le cose. A un certo punto dice perché non abbiamo pensato a un finale? Cioè, io mi sono immaginato Greta Gerwig e Noah Baumbach che scrivevano la sceneggiatura, che dicevano, allora come cazzo si fa a portare in fondo questa cosa di Ken e della sua storyline? E l'hanno scritto. Perché dicevano, no, portare in fondo la storyline di Hene, e lo diciamo. Io ci sono rimasto veramente de merda per quella cosa. Comunque, vabbè.
È vero. Pazienza. Invece l'altro grande film estivo, Oppenheimer, però l'ha visto. Sì, mi è piaciuto più di Barbie. Ma lo sai, io all'inizio non ero convinto di questa cosa prima di andare a vederli. Ah no? C'è una parte di me diceva, sta a vedere, mi piace più Barbie o Oppenheimer. Perché devo dire, gli ultimi film della Gershwick mi erano piaciuti molto di più degli ultimi film di Nolan. Io non sono assolutamente un fan di Nolan. E lo rivendico, perché non apprezzo il suo autocitazionismo continuo, non apprezzo il suo voler per forza imporre uno stile anche dove non si può imporre, e ho trovato gli ultimi due film che aveva fatto brutti, cioè io non lo so, a me Dunkirk e Tenet io l'ho portati proprio brutti, poi magari ditemi voi quello che pensate, però mentre penso che Interstellar non aveva riempito veramente gli occhi e non solo, e il cuore, e lì proprio ho visto quella roba e ho visto su tanti autori, ne cito tre, poi ora la butto proprio un caciara, voglio fare polemica. Vai, spara. Tre americani, perché io, come sapete, non è che sono il più grande fan del cinema americano, se non escluso ovviamente determinati autori, magari poi si dice anche chi. Però ce n'è tre che prima dell'avvento dei social network al cinema andavamo a vederli in cinque a spettacolo. Bene, e sono okay. Nolan, Tarantino e Wes Anderson. Va bene, cito questi tre non a caso. E penso che questi tre da 2012, 13, 14, quel periodo lì in cui hanno avuto il boom, tutte le pagine social che parlano di cinema, tutta una sorta di hype intorno ai loro film che dovevano uscire, non per quello che raccontano, ma per il loro modo che hanno di girare, di far vedere determinate cose, li abbia portati a fare una serie di film inutili, autocitazionisti, che parlano solo ai loro fan da cameretta. E io lo dico a malincuore, perché sono Nolan, non sono mai stato un grande fan, anche se alcuni film per me sono bellissimi, però Tarantino e Wes Anderson a me piacevano tantissimo. Trovo che nelle ultime cose hanno fatto abbiano riempito i film di loro stessi e molto poco di contenuti, e quindi io Nolan avevo ancora un dubbio che potesse fare una cosa simile. Quindi io, detto questo, non ho trovato Oppenheimer un capolavoro, l'ho trovato un gran bel film. Come il film di Scorsese, un gran bel film, non un capolavoro, però dico finalmente Nolan, finalmente ti sei rimesso a fare quello che sa fare, perché insomma, cioè, uno ha fatto quella roba, deve fare film così, ne abbiamo bisogno. No, io sono d'accordo, no. Aspettavo il parere dell'esperto, perché Eli voleva dire. Siete gli esperti di questa puntata. Esatto, io non credo. No. Io vi ascolto. No, però, aspetta, attenzione, su una cosa non sono d'accordo con Francesco, quindi qui si fa deflagrare ogni cosa. Vai. Sì, noi cerchiamo il punto di contatto, noi stiamo così. No, allora, su Oppenheimer sono d'accordo. Cioè, secondo me Oppenheimer è forse il film più sincero che Nolan abbia fatto da Interstellar. Per quanto mi riguarda, per quella è la mia sensibilità, e mi è piaciuto anche se si è messo in gioco, nel senso ha dato una chiave di lettura al personaggio di Oppenheimer interessante. Sono d'accordo su Tenet, secondo me è veramente un monnezzaio. Cioè, io ho provato a riguardarlo l'altro giorno, Tenet, l'altro giorno, qualche mese fa, e veramente non ce l'ho fatta. Cioè, a un certo punto ho detto basta, mi sto rompendo proprio i coglioni e non sono al cinema, non finisco di guardarlo. Perché poi a un certo punto la situazione degenera in un casino immane, da quando loro al tornello cominciano, lui va al tornello, comincia a tornare indietro, sì. Io non capisco una sega, veramente.
Su Dunkirk non sono d'accordo, nel senso che secondo me Dunkirk è un bel film, non è ai livelli di Interstellar, secondo me. Mi è piaciuto questo fatto che non abbia fatto vedere il nemico. Da una parte, malignamente ti dico, lui non ha fatto vedere il nemico perché lui le scene di guerra non le sa girare, secondo me, perché se te guardi Tenet, io ho guardato la parte finale, ho riguardato la battaglia finale di Tenet, a parte il fatto che c'era avanti e indietro e già quello era un casino, non c'ho proprio, cioè non ho visto quella spettacolarità che ci poteva essere. Cioè io ieri sono andato a vedere Dune parte 2, altro tipo di film, altre cose, altro. Però quelle poche sequenze d'azione ci sono state, erano, insomma, il Neb è migliore a fare queste cose ora, indubbiamente, sì. Sì, e devo dire che Dunkirk, nonostante questo, mi è piaciuto. Però insomma, ecco. Ma io gli ho dato un'altra possibilità, cioè nel senso, io l'ho guardato dal punto di vista, io penso forse l'ho guardato troppo dal punto di vista di italiano, toscano, nato a Poggi Ponzi. Forse se la vedi da inglese è una storia che magari per loro ha anche un valore, no? Così grande, che magari loro potrebbero dirlo di noi quando guardano, che ne so, 900, potrebbero dire ma che cazzo vogliono gli italiani, no? Ora non voglio paragonare 900 e vabbè, cioè il non plus ultra di qualsiasi cosa, però un po' può essere, no? Cioè il valore che c'è nelle scene della liberazione in 900, che mettano brividi solo a pensarci, no? Forse per gli inglesi, che non hanno avuto quello, ma hanno avuto quella... da Dunkirk, dalla loro ripartenza, no? In un certo senso c'ha un valore enorme. Io ho trovato della roba un pochino stucchevole, io cito sempre questa frase che va di Dunkirk, che mi ha lasciato perplesso. È lì che poi a me mi si è un po' staccato. Quando sul molo c'è Kenneth Branagh, cioè si sta parlando forse del più grande attore shakespeariano vivente, nonché anche grande autore di cinema, ha fatto dei lavori deliziosi, secondo me, sull'Assassino sull'Oriente Express, Assassino sul Nilo, che però vede queste navi che arrivano e gli chiede il suo assistente e quelli chi sono? E lui si impettisce, guarda avanti e fa la patria, e partono dei violini, ecco, lì ho detto anche meno, cioè, e qui ci voleva la giuria Durignano e faceva e giù un bordato di fischi, forse perché la vivo da Poggi Ponzese, capito? Magari un cittadino di Londra o un cittadino di Bristol la vive tutta in un altro modo, ecco. No, ma quello sicuramente, ma forse per questo ho trovato Oppenheimer anche più sincero, perché la frase effetto che chiude il film Oppenheimer, secondo me in realtà racchiude dentro di sé probabilmente poca retorica, ed è un pensiero vero che Nolan ha di tutta la storia intorno a Oppenheimer. Quindi sì, mi ha dato, cioè, un ottimo punto di vista. Questo non è troppa retorica nolaniana in Dunkirk. Si trova sempre il punto di vista. Bene, sono contento. Quindi, secondo te, insomma, Anatomia di una caduta potrebbe essere tra favorite ai prossimi Oscar? Beh, a me è piaciuto molto. Poi penso che quest'anno, soprattutto dall'estate in poi, il livello dei film è stato altissimo. Vero. È stato altissimo. Io ricordo con grande piacere che c'è Io Capitano, che è un film di cui, secondo me, abbiamo parlato tutti molto troppo poco. Perché Capitano è un film fuori dai canoni, è un film che è stato vissuto come film buonista, un film semplice, è un film girato nel deserto, è un film che per la prima volta si ha detto racconto qualcosa da un punto di vista completamente opposto, però una fiaba contemporaneamente, che è la roba che a Garrone riesce proprio meglio, le fiabe. È l'uomo delle fiabe lui. È una fiaba e secondo me all'estero questa cosa è stata apprezzata più che in Italia.
aggiungo una cosa che secondo me è scandalosa, ne parlavo l'altra sera, è un garrone da quando esistono i finanziamenti pubblici europei, ha sempre avuto soldi dall'Europa per fare i suoi film, che sono oggettivamente uno più bello di un altro. Su questo film no. E secondo me questo è un altro problema che ha aperto questo film. È un altro problema. Quindi lui cioè, gli è stato interamente, cioè, interamente finanziato da produttori. Ha avuto soldi del Ministero in Italia, ha avuto un po' di bandi anche in Francia, mi sa che c'era Canal Plus come coproduttore estero, però non ha avuto niente dal creative media dell'Europa, e io questo l'ho trovato abbastanza sconcertante, ecco, come nota finale. Poi, nel senso, quindi film secondo me che bisogna parlarne, anche perché ultimamente l'Italia sta riportando film importanti agli Oscar. Lo poi, fanno sempre due autori. Che sceneggiature, ragazzi. Massimo Ceccherini, ragazzi. Alla se ne vogliamo Ceccherini o no? Chi è l'unico vero uomo di cinema lì dentro? Ma uno con quella faccia. Se invece di nascere a Firenze, nasceva a Los Angeles. Chi era? Quello diventava un caratterista e tipo Stanley Tucci levati da coglioni. Ma è importante dire questa roba, perché lui veramente ha avuto un sacco di problemi personali. C'è stato un momento in cui dei colleghi ci hanno girato, era veramente difficile da gestire. Però mentre noi si tende a associare a quel mondo di Pieraccioni e co, lui aveva già lavorato con Monicelli prima di fare il con Pieraccioni, per dirne uno. Cioè non è uno che è venuto a caso. Non è un bischero, come si direbbe. No, quell'altro sono bischeri, ma lui no. Lui no. Io, guarda, sono veramente contento che abbia trovato in Garrone una figura forse fraterna, che gli è sempre mancata, e che lo possa portare a tirar fuori quello che è, quello che sa fare. Perché Ceccherini è veramente un grande artista, che sempre abbiamo ripudiato. Invece lui merita di stare dove stanno grandi artisti. Questo lo dico proprio col cuore. Guarda. No, ma io sono d'accordo. Cioè, secondo me Ceccherini è uno dei migliori caratteristi che ci siano in Italia. Ora, non credo che possa reggere un ruolo da attore protagonista Ceccherini, per come è fatto. Ma come caratterista, secondo me, cosa che non c'è niente di male. Cioè, i caratteristi, anzi, spesso e volentieri, sono degli attori migliori delle cosiddette star, perché le star vivono anche tante altre cose, tra cui il physique du role, la cosa che ci si crea attorno. Invece il caratterista è proprio un attore puro, spesso e volentieri. Se sì, dice uno Alan Arkin, quando c'era Alan Arkin in America, attore straordinario. Quindi, non credo nemmeno abbia carattere per reggere anche soltanto il peso psicologico di fare un film da attore protagonista, come dicevi te. Per caratteristiche sue personali proprio non lo vedo in quel ruolo lì, però sì, cioè, ha sempre fatto più comodo in Italia scherzarci sopra e prenderlo per il culo anche per problemi suoi personali gravi, rispetto ad apprezzarne le grandi capacità che ha, al di là di tutto, appunto, al di là degli scherzi e delle bestemmie alle Isole Famose, ecco. Vi pongo una domanda, non so cosa ne pensate, ma quando sono finiti i caratteristi in Italia, è un po' finito anche quel cinema italiano che stava in alto. Cioè, noi ci siamo un sacco appiattiti sui ruoli principali negli ultimi 25 anni, anche 30. E secondo me questo è un problema. Cioè, un cinema in cui non tutti reggono certi ruoli, in cui te ti rifiuti di pensare che se uno non ha determinate caratteristiche non può fare l'attore, non può fare l'attrice, è qualcosa che limita il nostro cinema. Cioè, i nostri protagonisti del nostro cinema, che hanno fatto la storia, ci sono di bellissimi, ma ci sono anche di bruttissimi. Ci sono donne bellissime e di donne bruttissime.
E questo ha fatto sì che noi, non è meglio, sono bellezze diverse, perché io non penso che un attore non è mai brutto, un attore è sempre bello, perché un attore ammalia la macchina da presa, ammalia lo spettatore. Però noi ci siamo dimenticati che accanto a Sofia Loren possiamo anche avere Anna Magnani, no? Cioè, ci siamo dimenticati di questo. Ci siamo dimenticati che ci può essere anche Gian Maria Volonté. Ci siamo dimenticati che abbiamo bisogno di queste facce. Allo stesso tempo ci siamo dimenticati che per avere una grande protagonista ci vuole accanto anche Aldo Fabrizi. No, cioè, capito? Ora, ci siamo dimenticati di questa roba. E invece, secondo me, il fatto di usare, capito, la parola caratterista è una cosa bellissima, che in Italia per troppi anni, anche da tanti attori, è stata vista come offesa. In tante accademie è stata detta come te non funzioni, al massimo farai il caratterista, quando invece deve essere te funzioni e quindi sarai caratterista, e ha perso il nostro cinema. E il casting è fondamentale. Si parlava prima di Tenet, secondo me un gravissimo errore di Tenet è il casting, che fisicamente non funziona per la cosa di cui parla Tenet. Cioè, un fisico non può essere Robert Pattinson, mi dispiace, ma non perché Robert Pattinson abbia qualche problema, perché è in un immaginario completamente diverso e purtroppo non lo rende credibile al momento. Poi magari invecchierà, perderà i capelli, si farà crescere una barba un po' brutta, non lo so, e magari diventa perfetto per quello che io lo vedo ora, quando lo vedo lì, e mi fa cadere le cose. E in Italia questa cosa va un po' ripresa. Cioè, vedo che ora i nuovi autori stanno lavorando bene. Devo dire grazie anche alle serie, che io non amo, ma devo dire grazie anche alle serie per questa cosa. Ma sarebbe, infatti sarebbe interessante, anche perché se tu lo dicevi prima te, il grande cinema del passato, a me mi garberebbe che venisse fuori un caratterista così nato vecchio, tipo Carlo Pisacane, quando c'era Carlo Pisacane dei soliti ignoti, e stomino brutto, tutto vecchio, fatto anche al Branca Leone, che c'è, cioè, solo lui, solo un omino brutto e piccino e cosato come lui poteva fare il ruolo, ha fatto Carlo Pisacane. Ma poi negli anni se ne sono succeduti altri, penso, ti posso dire, Philippe Noiret è stato un altro che, quando è venuto qua in Italia, ha fatto delle parti dove recitava in ruoli corali e lui funzionava alla perfezione, perché era un attore della Madonna. Invece oggi, non lo so, ce n'è un grande caratterista, secondo me, in Italia. È l'uomo culo di Don Matteo. lo stavo pensando, l'uomo culo di Don Matteo. Don Matteo, c'è il... vedi? Francesco Scali, come si chiama? Oh, ecco il nome, perché lo fuori un'altra volta. Oddio. Che noi l'avevamo chiamato solo uomo culo e pareva brutto. Lo chiamo Francesco Scali perché lì c'è un grande che sa trovare caratteristiche, e forse tuttora il miglior comico che c'è in Italia, che è Mino Frassia. Che è un artista della Madonna in qualsiasi cosa faccia, e è l'unico che tuttora trova dei caratteristi che fanno. Lui che è fanno perfetto. Lui è nato per fare quello. Cioè, sì, ma lui non è che fa. Lui fa il sacrestano di ruolo. Lui pensa abbia fatto altri quello. E basta. 25 anni. Esatto, quello è. Con quell'accento umbro marcatissimo. Esatto. E anche Natalina, dai, allora mettiamo. Sì. È vero, però anche lì c'è questa storia. Sì, però diciamolo, per completare la lore, lei è la sorella di Davide. Esatto. Bisogna dire raccomandata. Quindi. E lì, che c'hai? Speriamo. Un out per caso? Certo che ce l'ho, cioè, ce l'hai pronto. Allora, Chicco, ti spiego velocemente. Ai nostri ospiti di solito facciamo questo out, questo ping pong, dove, diciamo, devi cercare di rispondere in maniera più impulsiva possibile. Aureli ti leggerà quello che ha preparato per te. Due opzioni, devi sceglierne uno, oppure domande proprio
deve rispondere proprio il più rapidamente possibile. Teoricamente cerchiamo di farlo tutte le volte entro 60 secondi, non, lo, cioè, non ci riusciamo mai. Quindi non succederà. Quindi non succederà neanche ora, però non importa. Mi sforzo anche perché ho parlato talmente tanto prima che mi devo anche solo far perdonare. Quindi... No, va benissimo. Va benissimo. Allora, sei pronto? Ci siamo? Vai. Si parte proprio dalle domande più semplici, poi si arriva alle domande più spinose a tema puntata. Allora, 3, 2, 1, anni 10 o anni 20 del 2000? Anni 10. Cartone animato preferito? I Simpson. Mare o montagna? Mare. Luogo ed anno della tua miglior vacanza di sempre? Secondo me Follonica 2019, guarda. Banale. Luogo che vorresti visitare? Vorrei andare in Uzbekistan, ma c'è un po' di problemi. A vedere Samarkand. Ok. Instagram o Facebook? Instagram. Come ti descriveresti con una parola? Oddio. Che corossi tutto attaccato non vale. Che, una parola deve essere un aggettivo, un nome, un... Quello che vuoi. Testone. Bello, mi piace. Basta o pizza? Pasta. Pasta o pizza? Netflix o Prime? Prime. Serie TV preferita, anche se hai detto che non le ami? Di sempre Breaking Bad. Del momento, del momento Fargo. Bellissimo. Ora si parte. Fellini o Kubrick? Fellini. Bergman o Kurosawa? Kurosawa. Tarantino o Villeneuve? Tarantino. Spielberg o Scorsese? Scorsese. Mastroianni o Gassman? Mastroianni. Margot Robbie o Ana de Armas? Per motivi attoriali, ovviamente. Margot Robbie, Margot Robbie. Attorialmente... è veramente, può fa tutto, è veramente bravo. È bravissimo, è vero. No, ed è, film italiano degli anni... No, scusa, vai, dimmi. No, cioè, nel senso, no, c'è stata fatta l'ironia, ma è... cioè, io la trovo veramente un'attrice... che può fare qualsiasi cosa, è proprio brava. Sono d'accordo. Cinema italiano degli anni 60 o Nouvelle Vague? Cinema italiano degli anni 60. 8 e mezzo o La dolce vita? 8 e mezzo. Grande. Ultima domanda. Questo l'ho messo all'inizio in momento, vediamo che rispondi. Se dovessi lanciare nello spazio un film, uno solo, per far capire agli alieni di cosa siamo capaci, quale film lanceresti? Lo sai che lancerei proprio 8 e mezzo. 8 e mezzo, perfetto, è quello che lancerei anch'io. Sono d'accordissimo su questa cosa. Pensavo dicessi il videoclip di Gennaro Oliva. Guarda, era lì, eh. Bene, finito, quello, finito il video con l'acqua di religione avevo fatto al liceo, era lì. Eli, ma ci fa vedere intorno sti cosa c'è in questo posto pazzesco? C'è uno sfondo bellissimo. Sì, guarda. C'è un... ma c'è... ah, ci sono delle persone. È... sì, sì, a voglia, ce ne sono tante. Ciao. Pazzesco. C'è sempre... Beh, bello, questo è un bel ambiente, potremmo andare a registrare lì le prossime puntate. Si vede. Non essere involti. La stazione di Lambrate è qui, scendete dal treno e venite. È molto facile, ci avete solo ad arrivare a Milano. Poi... abbastanza comodo per registrare, abbastanza comodo. Bene, io direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata. Gegio, volevi aggiungere qualcosa, volevi dire qualcosa, visto che cioè, sei in apnea dalla presentazione, volevi... No, stava molto interessante, ecco, questo mondo non è che ne capisca molto, quindi ho lasciato parlare chi se ne intende. Grazie, sì, infatti ho parlato perfetto. Abbastanza. Ma comunque, una cosa mi è venuta in mente prima, anche io
il primo film al cinema mi ha dato gli incubi. Io l'ho finito di vedere, ma mi ha dato gli incubi. È stato Spider-Man, il primo, che c'era Goblin che mi ha distrutto l'infanzia. Zitto, zitto, me lo ricordo, mamma mia, che incubo. Me lo ricordo anch'io. A parte dove sta zitto, perché a me faceva paura la Fiona quando si trasformava in orchestra Shrek. Ma che quello... Questo si fa sempre troppo ridere. È bello sapere anche che, cioè, ma che un po' tutti avevamo questo problema di tornare a casa e non dormire dopo. Forse è questo che educa al cinema, non lo so, lo so sempre. Voler superare i propri limiti. Dalle notti film. Bene, grazie mille che è arrivato fino a questo punto di questa puntata. Grazie Cecio, grazie Eli, grazie soprattutto a Checco Rossi, seguitelo nei prossimi lavori che farà, seguitelo dovunque, tutti voi 12 e ci ascoltate. E 12.000. La stanza più fredda è visibile da qualche parte online anche? Io penso di poterla dire questa cosa senza creare un casino legale. La stanza più fredda è stata comprata un anno fa dalla Rai. Notizia bellissima, ma non è ancora caricato su Rai Play o su nient'altro. Questa notizia bruttissima. E a me, se mi chiedi se preferivo avere la stanza più fredda sulla Rai a gratis o i soldi ma non avere la stanza più fredda sulla Rai, ti rispondo che 100 volte su 100 preferivo avere la stanza più fredda sulla Rai a gratis in questo momento della mia carriera, non dopo, nel caso qualcuno poi pensasse io lavori gratis, no. Quindi messaggio però, è chiaro, però non è, ecco, per il prossimo no, però in questo momento avrei preferito questo. Io ancora spero, visto che ce l'hanno loro e che al momento che sarà pubblicata avrà un contratto di 3 anni in esclusiva con la Rai, che mamma Rai, come diceva Pippo Baudo e i bravi presentatori di Rai 1, si decida prima o poi a caricarlo e a farlo vedere. Quindi vi poi dico, sperate insieme a me. Insomma. Poi ti aspettiamo da Mara Venier a domenica in Tesoro della Sia. Almeno leggi anche te. Una stanza più fredda. Anch'io dovrò dire mamma Rai e leggere dei comunicati molto, diciamo. Esatto, sorvoliamo questo argomento. Buonanotte, buon proseguimento a tutti. Ciao, grazie ancora Checco, grazie davvero di essere stato qui. Grazie con a voi, è stato un piacere. Grazie Checco. Ciao a tutti. Ciao.